fino al 1991, quando esce questo brano fantastico firmato Freddie Mercury. Ma c'è anche la complicità di Moroder all'interno di questo brano. Stiamo parlando di un brano a dir poco spettacolare e fantastico, inserito in un 33 giri che ha per titolo Mr. Bad Guy. Ladies and gentlemen, Freddie Mercury per Living on My Own. Remember it di questa sera. Invidia Lucio Dalla, l'urlo finale ovviamente di questo brano. Pensa, Michela, che noi fregavamo la macchina a mio papà, io e mio fratello, e cantavamo il ritornello tirolese, tirolese, perché non sapevamo la lingua straniera, e quindi io e mio fratello Mimmo ci inventavamo questa cosa un po' particolare. Come sapete, Zidane non è più l'allenatore del Real Madrid, e quindi si è aperto il Toto allenatore. Che ci azzecca con la metopillola? Perché se il nostro Giuseppe Lo Perfido decide di cambiare radio dopo che è diventato famoso, io e Michela minimo lo appostiamo sotto casa. Ok, Giuseppe? No, Gino, resto fedele a voi. Ormai, sai quando si dice, cioè, il figlio nasce e ama i genitori, non si può tradire, insomma, il proprio papà e la propria mamma. Ce lo papà stanno... in questo caso, Gino, la mamma è radiosa, no? Grazie, che tra un po' finalmente arriva in radiovisione, quindi preparati. Sì. Preparati con le cartine, che cioè, tra un po'. Devo mettermi, Gino, un po' al sole. Devo abbronzarmi un po', oppure metto un po' di fard. Manca poco. Come fanno le donne, perché altrimenti poi non credo di non essere molto fotogenico nell'eventualità. A proposito di sole, come siamo messi per l'1, allora, il 2, il 3? Buonasera innanzitutto a tutti gli ascoltatori. Siamo messi benissimo, perché il motto di questi giorni sarà sole, caldo, caldo, caldo. Ti dico che siamo in fase di consolidamento sempre più consistente dell'alta pressione. Cioè la pressione atmosferica tenderà a salire sempre di più, consentendo in pratica il raggiungimento di temperature abbastanza elevate, come avrete potuto notare in questi giorni, perché già sta facendo abbastanza caldo. Ti ricordi, ti dissi, suderemo? Certo. Beh, io credo che comunque stiamo sudando questi giorni. L'unica differenza, Gino, è che nei prossimi giorni, facendo il riferimento ai giorni scorsi, ai giorni precedenti, non ci sarà più afa. Cioè avremo una temperatura calda e secca, la sera farà freschetto, cioè farà fresco nel senso che si starà bene, non ci sarà quella pressione afosa, di aria afosa. Di giorno ci sarà il sole e sarà anche abbastanza secco. Il clima sarà molto caldo, appunto, soprattutto nei giorni del 2 e del 3 giugno. Infatti ti consiglio, di come anche a tanti ascoltatori che mi hanno anche contattato su Facebook, di andare al mare. Mi hanno no, io sarò certo. Io questa volta sono di raduno di macchine d'epoca, quindi... Ah, bello, bellissimo. Sono nella Valle d'Itria. Mi hanno detto che ci sono solo 3 minuti, però a Matera ne ho viste alcune, e poi ti dico la verità, sono 2 o 3 giorni che vedo a Matera un sacco di Ferrari. Ma Ferrari di costose, targate comunque estere, non c'entra nulla con la meteopillola. Non fa parte del mio target. Allora, Gino, la costante di questi giorni sarà il sole e il caldo, però bisognerà fare attenzione nelle ore centrali della giornata, perché è probabile che si formino delle supercelle temporalesche
proprio a causa delle elevate temperature. Il contrasto sempre aria calda che sale con l'aria fresca che è nella stratosfera. Mi fai soltanto fare un appunto all'indice UV. Se ti ricordi, abbiamo già parlato dell'indice UV, è l'indice che in pratica testimonia la pericolosità dei raggi solari sulla pelle, soprattutto per chi va al mare, è normale, in costume o in bikini le donne. Bisogna stare molto attenti perché non ci si accorgerà tanto facilmente di quanto sia potente il raggio solare in questi giorni. Per cui riproponiamo l'utilizzo di creme solari o di abbronzanti con protezione, con alta protezione. Gino, ci attendono i prossimi 15 giorni, una vera e propria bolla di calore che sarà diciamo foriera di un inizio estate con il botto. Se mi lasci passare una battuta, potrei dirti che il caldo in questi giorni scalda i motori. Signori, attenti a non andare a fuoco. Bravissimo Giuseppe. Ti ringrazio Giuseppe, e ti ringrazio. A tutti. Ciao. Grazie. E buon 2 giugno. Buon 2 giugno a tutti. A proposito di motori, volevo ringraziare un amico che la settimana scorsa è stato nostro ospite, Leonardo Greco, e domani io sono al raduno proprio con Leonardo sulle strade della Pugliesità DOC. Le macchine d'epoca sono bellissime, anzi sono nell'anima, sei nell'anima, Gianna Nannini. Volevo salutare la famosa cover band di Poggiofranco a Bari, che vede Mariella al basso, Francesco alla chitarra, Sara al piano, Antonio al sax, Anna e il suo gemello alla batteria e Gino Stigliani al campanello della porta e alla voce. Perché voi dovete sapere che ogni pomeriggio dopo le 5:30 noi ci riuniamo e praticamente tiriamo fuori delle cover bellissime dei brani più famosi. Questa, quella di Maneskin, sarà Chosen, sarà una delle cover che prestissimo faremo. Io vi volevo salutare tutti, volevo salutare anche Mirella che ha permesso di, è stato il gancio per l'intervista con Clara Ciciriello. Volevo ringraziare il preziosissimo Giuseppe Loperfido per la meteopillola, un grazie a Michela preziosissima stasera, un in bocca al lupo al nostro ambasciatore della radio Marco Quintano, perché da domani sarà Radio Milano City. Noi ovviamente l'appuntamento è a giovedì prossimo, sempre e solo con Gin Tonic. Ciao.